La politica però Civitavecchia è questa: abbiamo 9 consiglieri di minoranza, un del gruppo misto Girolami, che fa Esatto. un totale di 10, che Sì. sarebbero quelli che bastano per fare, mettere nero su bianco e aprire, parlare in consiglio comunale della sfiducia alla giunta, perché servono 10 firme. Poi Allora, magari per vincere la sfiducia ne servono 13, però intanto il primo giro. il giro è questo. Per poter presentare una mozione di sfiducia occorrono 10 firme. Io in opposizione ho 10 consiglieri, ci sono 10 consiglieri. C'è notizia di questa mattina, mi sono vista tirare in causa perché. No, aspetta, sono 10 consiglieri, ma c'è qualcuno che manco si vede più. E non solo, ma c'è qualcuno anche dell'opposizione che magari non ha firmato. Certo. Ora, vedere una mozione dove non è. Allora, funziona in questo modo: occorrono 10 firme da parte dei consiglieri per poterla depositare, dopodiché per poterla passare ci vogliono 13 alzate di Almeno mano. 13. Ora, che Cioè, cosa, come 13. funziona? 13, Secondo i miei 14, termini, la 15. maggioranza, perché visto mai che a giorni manca qualcuno. Occorre la maggioranza assoluta, 13 consiglieri. Ora, ci sono pertanto delle dinamiche politiche che riguardano le forze di minoranza e le forze di maggioranza. Da queste dinamiche, ovviamente, il Presidente del Consiglio ne è fuori. Come Certo. Poi funziona? voterà però voi il presidente Prego. del poi voterà pure il presidente del Consiglio. No, il Presidente del Consiglio sì che vota. Ok. Ora, notizia di questi giorni è che io mi sono ritrovata in causa perché mi sono sentita accusare cioè è uscito sui quotidiani che io non ho firmato questa mozione di sfiducia. E l'accusa mi è partita dal consigliere di minoranza Andrea D'Angelo. L'assente. Ora, l'assente. Oh, per motivi di lavoro, Questo, allora, io ritengo che questa accusa, un'accusa completamente gratuita e patetica, perché poi è stato un mero tentativo, poi, secondo me, di dare visibilità. Io sfido il consigliere D'Angelo a dire quando è che io ho parlato con lui o quant'altro. Allora, io ricordo, vorrei capire qual è anche la sua azione politica, perché io ricordo che si è espresso 2 volte in consiglio, una era a favore del Cala perché magari creava occupazione, la seconda era a favore del forno crematorio. Di Ma cui voglio sembra, di cui andare scusa, sembra che abbia degli interessi, non lo oltre. No, io so, sono le voci questo. di popolo, io non lo so, perché Io, su, neanche io, io non mi, non mi è da addentro. novembre che Io cerco di non mi parlarci, ma addentro non ci mai, io non mi riesco, addentro per mai cui in queste, non riusciamo io a non mi addentro capirlo. mai, io non mi addentro mai in queste questioni. E voglio ricordare che già ad ottobre ci fu un consiglio comunale, in quel consiglio comunale era la sera in cui ci fu il terremoto. Ci fu il terremoto, io mi assentai un attimo L'ultimo perché terremoto. l'ultimo terremoto, mi ricordo che era ottobre, io chiesi al mio vicepresidente di sostituirmi un attimo perché fu sentito anche a Roma, ci sono stati dei problemi, ho detto guardi, io ho mio marito che viene da Roma, faccio una telefonata per sapere come vanno le cose e in quell'occasione il consigliere se ne uscì asserendo che io volevo boicottare il Consiglio Comunale, niente di più falso. Niente, io mi assentai esclusivamente perché, cioè, per volermi soprattutto rassicurare che in famiglia andasse tutto bene. In merito a quello che riguarda la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Cozzolino, che è notizia degli ultimi giorni, su questo io voglio dire che le firme devono essere 10. La mozione non l'ho mai vista e so che le firme erano 9. Forse mancava all'appello qualcuno, E forse chi? mancava il consigliere De Paolis. Ora. Allora io mi chiedo, in tutta questa bagarre politica, come mai mi sono trovata tirata in causa io, il presidente del Consiglio Comunale di Civitavecchia, non, magari un consigliere di opposizione che doveva firmare in blocco con l'opposizione, non l'ho fatto. Allora, non avevano 10 firme? Non avevano 13 alzate di mano? Allora, a cosa serviva? Io mi chiedo se magari il bersaglio, come sempre, non è il Presidente del Consiglio.
Vediamo che cosa ha fatto. Permettimi, da esterno e da giornalista, intanto mettere 10 firme e dire sindaco noi non ti vogliamo, perché la sfiducia è questa, no? La sfiducia è comunque questa. È un segnale. Poi quando uno va a votare sì, si vede. Però le dinamiche, politiche, allora c'è un'opposizione. Se l'opposizione allora c'è un'opposizione, l'opposizione deve essere, come dice lei, granitica. Dopodiché va a trovare i consensi nella maggioranza se magari c'è qualche scontento. E ci sono, certo. C'è? Ci sono? Ora, il Presidente del Consiglio è al di fuori di queste dinamiche. Certo. Quando sarà da votare. Poi, una volta che la mozione è presentata, che i consiglieri hanno fatto la loro operazione, si porta in consiglio. E si vota. Ma la questione è che se non c'ho neanche tutta l'opposizione, ma tirare veramente per la giacchetta il Presidente del Consiglio, allora il dubbio qual è? A me però mi dispiace che questa cosa viene fatta, perché secondo me poi il giochino a Civitavecchia, purtroppo, lo fanno la politica delle conoscenze. Di questi schemi politici a me non interessa nulla. Purtroppo a me interessa, perché se io vedo che poi Tizio dice quello che fa e prende comunque i suoi 3.000 voti, quello prende i voti e noi siamo in queste situazioni. Si parla sempre di cambiamento politico. Ora, io quello che ho sempre asserito è che io sto dalla parte della città, io sono dalla parte dei cittadini, la città l'abbia capito. Forse quindi non ha tutte capito quelle che altro, sono le proposte, quindi a me non mi si deve venire a chiedere da che parte stai con la maggioranza, stai con l'opposizione, poi io sono dalla parte della città. Dopodiché che cosa accade? Accade che viene da me un delegato della maggioranza, questi sono... è uscito poi su tutte le cronache. E per caso quello che è indagato da... viene il delegato Andrea Palmieri, che prima era delegato con Tidei alla trasparenza, oggi è delegato con Cozzolino all'attuazione del programma. Attuazione al programma. Ora, io voglio ricordare che uno dei motivi per cui sono uscita dal Movimento 5 Stelle è proprio l'attuazione del programma che non si è attuato. Quindi io mi chiedo, questo delegato ancora lì che cosa sta a fare? Ma chiudendo questa parentesi, praticamente c'era un certo Fabio a nome dell'opposizione, e io non conosco nessun consigliere, nessun esponente politico che si chiama Fabio, che chiedeva aiuto per poter predisporre una mozione di sfiducia nei miei confronti. Ora, addirittura con tutti Fabio qualcuno lo conosco, vabbè, lei qualcuno lo conosce, però a me mi è stato dato questo nome, io questo nome lo riporto. Ora, al di là di tutto il messaggio che io voglio lanciare è che io continuerò a stare lì e a votare quello che va bene per la città e a votare contro quello che non va bene anche per la città. Se non vado errato, io starò... informazione ai nostri ascoltatori e telespettatori è che il Presidente del Consiglio non si può sfiduciare. No, tra l'altro non si può sfiduciare. Se... anche se no, anche scusami, se sì, è un segnale anche. No, ma è un segnale anche quello, ma un segnale dire firmiamo. Ma è da lui. Allora, su di me, allora chi, chi no. Però voglio fare una piccola premessa, che è da luglio che girano, allora su di me hanno fatto un dossier che è girato non so dove, su di me hanno fatto delle note, degli esposti. Ora, se io ho un peccato, e questo io me lo prendo tutto, è di avere portato avanti alcune istanze a favore della città, tra cui voglio ricordare il CARA. Voglio ricordare la mia presa di posizione nei confronti del forno crematorio. Voglio ricordare ad esempio la mia battaglia su HCS per fare venire alla luce quelli che sono tutti i dati. Magna. Voglio ricordare la mia richiesta al segretario generale su una relazione che riguardava l'SGR. Voglio ricordare che ancora non ho, ma neanche le istanze che io ho fatto alla segreteria generale sul forno crematorio, anche quelle io non ne ho attualmente contezza.
Voglio ricordare ad esempio la battaglia che ho fatto per San Liborio, per le opere di urbanizzazione, per far arrivare alla città questi famosi 15 appartamenti per l'emergenza abitativa. Cioè, tutto questo mi ha evidentemente esposto.